Pace e bene. L'angolo del convento oggi ospita un personaggio che credo non abbia bisogno di presentazione. Si tratta di Fra Lorenzo Pinna, è ormai familiare, credo, a tutti i nostri telespettatori, anche perché dobbiamo dirlo chiaramente che ha sempre condiviso questo lavoro, questa piccola televisione, è stato sempre prodigo di tanti buoni consigli. E ha aiutato sempre, possiamo dire, sin dall'inizio questo lavoro, questa esperienza. Fra Lorenzo, benvenuto, Benvenuto, qui. Lina. Fra Lorenzo, io ho letto nell'annuario che lei è nato, nel 1919, è vero Certamente, il questo? 20 dicembre del 1919. Quindi diciamo che ha una bella età. 93. 93 anni, sì. Lei è di Sardara, vero? Sono di Sardegna, Sardegna. E a Sardar è sempre legato, credo, a doppio Sì, un certo filo. legame rimane anche se è lontano il tempo, insomma sono trascorsi 76 anni da che io ho lasciato Sardara. Ci racconti un po' tutta la sua vicenda. Quindi lei è nata a Sardara, fino a che età è rimasto a Sardara? Dunque ho seguito le scuole elementari, dalla prima sino alla quinta, poi dopo mio padre capiva che avevo molta tendenza verso lo studio, però per continuare a studiare bisognava venire a Cagliari e allora mio padre disse: io non posso sostenere questa spesa, e allora vieni dietro a me e lavoriamo nei cantinfari. E quindi E cominciate a allora lavorare, dargli una nei mano. campi, ecco, sì. E un Finché lavoro che mi piace. cos'è successo? Come? Cos'è successo? Ah, io intanto terminate le scuole elementari non andavo più in chiesa, qualche volta ci portava la maestra in qualche occasione eccezionale durante le scuole, no. Poi non frequentavo più la chiesa. Mia mamma era credente praticante, mentre mio padre era credente, sì, però aveva una condotta integerrima, proprio una onestà Esemplare. naturale, così, ecco, che la insegnava con molta perfezione, con molta ansietà, anzi quando vedeva che noi sbagliavamo ci riprendeva sempre anche con molta severità. Quindi evidentemente era tutto preso dal lavoro dei campi. Ho continuato il lavoro nei campi, mi piaceva anche molto e mi incantava la natura, ma la natura senza Dio, in cui neanche ci pensavo, è come qualcosa che ti imprigiona Che poi dentro. cosa è successo dopo questo? Dopo è avvenuto che mi trovavo a letto per un'influenza banale, così, ma stavo già meglio, quando venne una mia zia e mi portò un'immagine della Madonna di Pompei, della Madonna del Rosario di Pompei. E mi disse: prega la Madonna che guarirai presto. Io la presi per cortesia, così, è andata via lei, la mise sotto il cuscino. Dopo, sa come fa la malata e non riesce a trovare come passare il tempo, la tirai fuori, lessi la preghiera ma senza il consentimento, così. Provai a fissare l'immagine e in quel momento avvenne, io non Il sapevo miracolo della grazia. come definire, un colpo di grazia, un colpo di grazia. Da quel momento ricordo che nella mia mente si formò questo pensiero, o meglio questa convinzione: Dio esiste ed io sono lontano da Lui. Ecco, da quel momento provai un grande desiderio di conoscere questo Dio di cui mi sentivo lontano, ma che avevo la ferma convinzione che realmente esistesse. Allora mi diede a studiare il catechismo, a leggere la Tutto di Bibbia, sua iniziativa. E proprio di tutto di mia iniziativa, non dissi niente a nessuno suo perché padre sapeva di non questo. si era accorto, dall'inizio no, poi dopo si era accorto che trovava il rosario dentro la bisaccia, si era accorto e non Ma sapeva. non c'era nessuno che gli insegnasse queste Nessuno, preghiere, niente. facevo tutto da me fino a quando poi mi decisi di andare da sacerdote. Fece la Dopo tanti anni feci la confessione, sbagliai nel fare il segno della croce, me lo fece ripetere e mi ricordo. E da quel momento comunque E incominciai. il parroco lo incoraggiò, Sì, cosa era il gli disse? viceparroco, sì. Mi incoraggiò, era anche un nostro parente, mi incoraggiò in questo ritorno al Signore. Anzi, lui mi disse se volevo farmi sacerdote, cioè sacerdote diocesano, mi avrebbe fatto studiare anche gratis. Ma io non sentivo di farmi sacerdote, ma desideravo farmi frate per lasciare il mondo ed entrare in convento. E quindi come avvenne la realizzazione di questo sogno? Ecco, intanto mio padre mi provava duramente, seriamente mi provava perché voleva sapere se veramente ero
una cosa seria o un fuoco Ma di mi scusi se paglia. interrompo, ma questo fatto, questo suo cambiamento, ebbe un contraccolpo anche in lui, nella sua vita? No. Nella sua vita no, no, nella sua vita no. Lui continua, dopo sì, dopo che entrò in convento cambiò molto, sì. Lui da principio mi provò fortemente, poi quando si assicurò che era una cosa seria, allora cercò di aiutarmi, andò lui stesso a chiedere presso i padri conventuali, i padri Ah, domenicani, quindi provavo tutte, sì, provavo a bussare tutte le lui porte. stesso, sì. Beh, e E poi com'è che finì che tra i cappuccini? poi dopo tutti dicevano: per me è troppo grande, non possiamo mettere un ragazzo di 16 anni e più quelli che vengono dalle scuole elementari, All'epoca c'erano i seminari, quindi si c'erano i andava. seminari. E allora io dicevo: ma a me interessa entrare in convento, essere frate, non mi interessa essere un nuovo sacerdote, interessa essere frate e basta. E allora c'era una zia che conosceva i cappuccini, frequentava la chiesa, e ne parlò con i superiori gli dissero: ecco, come fratello laico può entrare subito. Così fece la domanda, me la fece Chi era fare all'epoca il il parroco. superiore Il provinciale? superiore era padre Placido da Capracotta, Capracotta, della provincia romana. Quindi nella provincia romana, era sì. Nel l'anno? 1936. E così Quindi decisi. entrò dove? A Cagliari? Venne a Cagliari l'8 settembre, era l'8 settembre, il giorno della Madonna, della Natività Sì, della della Madonna. Natività. Entrammo in chiesa con mio padre. Ci guardavamo intorno, non c'era nessuno, le messe erano finite, il traffico non ce n'era allora, non era come adesso. E mentre stavamo girando, guardando a destra e a sinistra, ecco che Fra Nicola usciva dalla Ah, sagrestia. quindi il primo frate che lei ha Primo incontrato. frate che incontrava Fra Nicola. Sì, la provvidenza, si vede. Usciva dalla sagrestia e ci disse: ma cosa cercano? Vogliono qualcuno? Io dissi subito: sono venuto per farmi frate. Ah, bene, bene, bene. Allora, lungo il corridoio che va verso la portineria, mi chiese: come si chiama? E gli dissi: mi chiamo Benvenuto. Oh, benvenuto sia, ha fatto bene venire oggi, giorno della Madonna. È di buon augurio, mi disse. Mi accompagnò dal superiore. Il superiore mi disse: sai, alla sera mi disse: sai, domani vai subito in cucina e il tuo compito è di aiutare Messa il cuoco. all'opera Subito immediatamente. l'opera, subito l'opera. Senti, una decina di mesi qui a Cagliari e poi fu mandato a noviziato Dove? a Fiuggi, perché allora eravamo con la provincia romana. Feci il E noviziato. questo salto, diciamo, sul continente, costituì Non qualche problema per mi lei? fece alcun problema. Il problema era questo, che io venendo dai campi non riuscivo a capire le cose, tanto le cose del convento, a come si sbrigavano le faccende del convento, e quindi commettevo tanti sbagli, tante cose, rompevo tante cose. Ricordo che il superiore mi disse: da quando ci sei tu, l'economia del convento sta andando in rovina e rompendo tutto. Rompendo tutto. Però Comunque, poi imparò abbastanza in e fretta, pian penso. piano, fin finì il Sì. Senta, e noviziato. per quanto riguarda, scusi se interrompo ogni Sì. tanto, per quanto riguarda l'italiana lingua, lei parlava in sardo quando lavorava. Quando era Quando entrato in lavorava a convento si Sardara. parlava molto in sardo tra i frati, si Ma quando parlava molto. andò al noviziato a Ah, Fiuggi? no, non permettevano parlare in sardo, Ma lei, per lei non fu un problema questo? perché non vuole, il superiore non comprendendo Ma il dico, non sardo. era un problema per lei? Oh, nessun problema, no, no. L'italiano lo parlavo Dunque, benissimo. allora fece noviziato, la Sì, professione, la dopo la professione, professione semplice dopo la andò? professione, mi fece restare lì a noviziato come maestrino di cucina. Non sapevo fare neanche io la cucina, veramente. Ma comunque andava avanti così. Dopo, per un errore di nome, fui trasferito al convento di Pagliano, Perché errore di nome? perché il superiore voleva cambiare un altro frate. Sbagliò il nome, anziché mettere Fra Angelo, mise Fra Lorenzo. E così io dovetti partire, allora non c'era, si discuteva se dovessi partire. E il provinciale, venendo per caso in quel convento, mi vide lì e dice: ma tu cosa fai qui? E mi ha mandato lì qui, con l'obbedienza. Ah, Quindi fu sono uno dimenticato. sbaglio, un Era errore. equivoco. Comunque, stai qui, ci pensano E lì restò? dopo. Quanto restò lì? Un annetto circa, neanche un anno c'era. Quando poi mi chiamò a Roma per fare questuante in città, Siamo nell'anno? nell'anno 1939, alla fine del 39, Quindi un po' prima della guerra. Forse sì, prima della guerra, o meglio, era cominciata già. sì, 39, o 39 o 40, adesso mi sbaglio, forse 40 più che 39.
40. Quindi era già scoppiata la guerra. Si era iniziata, sì. Quindi fu mandato a Roma? A Roma, Piazza Barberini. Convento Maggiore, diciamo, della provincia romana. Per fare questo ante. Per fare questo ante. Dunque andavo un po' alla mattina e un po' alla sera. Avvenne lì un fatto, come la seconda vocazione, possiamo dire, no? Ci invitarono a presenziare per la prima volta alla visione del film I Promessi Sposi, in bianco e nero era, ricordo questo solo, che il personaggio che faceva era Gino Cervi, solo quello mi ricordo. Comunque, il padre Cristoforo non lo colpì. Quando, non so come si chiamava, chi era il padre Cristoforo, comunque, quando padre Cristoforo entrò nel lazzaretto e cercava Lucia, no? Che gli ho detto che era il lazzaretto, e vide che porgeva un bicchiere d'acqua, chi aiutava a prendere la minestra, che confortava, che in un modo che nell'altro, anche lì ricevetti come... Una folgorazione. E dissi, ecco quello che io mi sento di fare, ecco quello che io vorrei fare nella mia vita. E la sera assistere stessa, i malati. Così. Assistere ai malati, andare all'infermeria e assistere i nostri malati. Quella sera stessa non sarei voluto andare dal superiore a dirgli di mandarmi all'infermeria, che desideravo fare questo. Se non che il medico aveva pronosticato, insomma aveva deciso, aveva, come dire, diagnosticato che io ero colpito da una forma di scompenso cardiaco. Avevo appena 24 anni, sì, avevo avuto prima una pleurite e dopo la pleurite sembra mal curata, una polmonite, dopo subito una pleurite. Sembrava ma questo nel periodo in cui stavo a Roma? Stavo a Roma, già professato avevo, sì. E dopo la pleurite questo scompenso cardiaco, io ricordo che potevo fare le scale con molta fatica, con veniva l'affanno, che diventava il male bulasso, mi ricordo questa difficoltà che trovavo. Anche nell'acquisto camminavo un poco, poi mi dovevo fermare, entravo in una chiesa o non andavo per niente, mi restavo dentro. E così. E dicevo tra me, ma se io faccio domanda per andare a fare l'infermiere, faccio l'infermiere o faccio l'ammalato? E così disse, beh, signore, se viene da te questo, se viene da te, fa che ispira i superiori che siano loro stessi a dirmelo e non faccio domanda io. E non chiesi nulla, non dissi nulla. Ma assicurò lei di questo scompenso cardiaco? Diagnosticarono così, anche l'ospedale, mi fui portato da Roma, da Fiuggi all'ospedale, al Policlinico, e anche lì dissero che c'era questo scompenso cardiaco, poi più di quello non lo so. Comunque, guarì in fretta. Insomma, era una cosa grave, un giovane quello. Io sentivo questo di non poter camminare, di non poter fare scale, di non poter... ma non ne capivo molto allora di tutta questa scena. E il fatto è che dopo passarono alcuni mesi, tanto che io pensavo, ma era un'idea mia, il signore l'aveva più gradita, non lo so. E arrivamo al mese di aprile, il superiore provinciale mi chiamò e mi disse, vieni con me. Mi condusse dove era l'infermeria, a Centocelle, spalancò la porta dell'infermeria e mi disse, d'ora in poi questo sarà il tuo regno. E lì capì che volontà di Dio. Progetto si realizzava. Un progetto di Dio. E così andai subito. Siamo sempre nel 40? Qui siamo nel... no, qui siamo già nel... 41? Sì, pochi mesi dopo. No, sì, siamo ancora nel 40, sì. A Centocelle, sempre a Roma? A Roma, sì. In periferia di Roma. All'epoca c'era già l'infermeria lì? C'era l'infermeria già da alcuni anni, sì. C'era una trentina di malati, c'era molta miseria, molta povertà, perché eravamo in piena guerra, c'era fame. Ma la responsabilità dell'infermeria veniva affidata a lei? Fu affidata a me, pur non essendo preparato per niente, la facevano così allora, non ero preparato per niente. Allora, però subito dopo alcuni giorni capitò che un sacerdote si sentì male proprio per una crisi cardiaca. Ed io stavo lì e non sapevo cosa fare, stavo solo vicino e mi disse, ma non mi fai qualche cosa? Dice, io non so fare nulla, le starò qui vicino tutta la notte, ma non so, dice, stiamo freschi, mi disse. Vabbè, il giorno dopo andai al provinciale e gli dissi, guarda, io voglio fare volentieri questo lavoro, ma
devo sapere quello che devo fare. Ecco. Quindi so che c'è una scuola fatta per i fratelli dove i religiosi possono frequentare questa e ottenere il diploma governativo, si diceva allora, il professionale. E così, allora bastavano 2 anni, frequentare la scuola, sotto i bombardamenti, tante volte andavo con trombette e tornavo a piedi. Ma quindi contemporaneamente lei aveva la responsabilità Avevo la dell'assistenza e responsabilità faceva anche la scuola. dell'infermeria, facevo la scuola, sì. Ho preso quel diploma, poi dopo, siccome pensavo anche in seguito di poter andare nelle missioni e prepararmi, quindi prepararmi meglio, feci ancora un altro anno di medicina e chirurgia d'urgenza presso l'ospedale San Giacomo. Frequentavo ambulatorio, oculistica, dentistica, un po' di tutto perché Anche per le ormai. malattie esotiche, no? Sì, mi preparavo così per poter andare alle missioni, che speravo, mi avevano promesso che mi avrebbero anche mandato. Però Quindi lei ha fatto poi questi corsi, ha imparato la medicina, sì. eccetera, eccetera, curava, si Queste preoccupava dei cose, suoi sì. Ecco. malati, fino a quando questo? Questo fino a quando, finita la guerra, i superiori generali concessero l'autonomia a noi sardi di rientrare tutti in Sardegna Era nel 46? nel 1946, però a me, io rientrai nel 1947 perché il superiore Chi era? Vabbè. della Curia Generalizia Ah. disse così: tu non tornerai in Sardegna se prima non prepari un altro infermiere. E così dopo un anno Ha disse, preparato il suo preparato, gli erede. andai a dire che era pronto. Lui si meravigliò: oh sì, in un anno hai preparato. Sì, è molto bravo. Lui disse: andare E perché non quindi viene in vieni Sardegna, a in Sardegna, Cagliari, mi a pare. Cagliari, sì. E C'era qualche anziano, qualche malato che seguiva così in qualche camera, lo sistema così, fino a quando nel 57 costruirono l'infermeria, la nuova, la diciamo nuova, quella che è stata fino a qualche anno fa. 57, sì. E quindi ha avuto sempre il compito di assistere Compiti i di assistere i malati. Sì. malati, Tra sì. questi malati lei ne ha avuto uno che è stato anche il primo frate che ha incontrato, cioè Fra Nicola. Sì, ho assistito per Fra Come Nicola, con Fra Nicola sono vissuto complessivamente 12 anni, poi ho assistito, conosciuto fin da quando è entrato e l'ho assistito nella malattia fino alla morte a Fra Nazareno, quindi ho avuto due santi, ho potuto assistere nella vita religiosa. Sono vissuto molto felicemente, molto contento, molto ringrazio il Signore di questa vocazione. Senta, lei sin dai primi anni qui in Sardegna si è interessato e ha fatto il presepio. Al presepio, sì. Perché io ricordo quando ero bambino che lei lo faceva addirittura nella cappella in chiesa, In una chiesa, cappella, mi sì. pare Sì, la prima cappella, forse la seconda, non ricordo. cominciai a farlo in chiesa, cominciai nel 48, il primo presepio, nel 48, perché pensavo come francescano, sa, San Francesco usò i mezzi che trovò disponibili in quel tempo, il bue, l'asinello, la greppia, eccetera, no? Oggi ci sono tanti mezzi tecnologici per cui si può presentare la scena del Natale in un modo più vivo. Infatti lei penso che è uno dei primi che ha fatto, per esempio, meccanizzato, Meccanizzati, infatti in chiesa cominciai a mettere qualche movimento e la gente cominciava a far chiasso, allora il superiore mi dice: non fare mai più il presepio in chiesa, fallo nel salone a fianco. E per diversi anni lo feci nel Sì, mi salone, anche ricordo. l'adattivo alla Fintanto che chiesa. non è stato fatto all'ambiente dove è adesso. Sì, poi padre Senti, tutti Filippo. questi anni lei ha notato l'afflusso della gente al presepio. Secondo lei c'è stato un cambiamento graduale nel modo diciamo, nell'approccio della gente al presepio? Beh, c'è stato, i primi anni era molto più confuso quando lo facevo nel salone, tanto dovettero venire i carabinieri più volte per mettere un po' di ordine, perché non avendo ancora visto tutti questi movimenti, tutte queste cose, si erano tutte queste, e venivano molto più nei giorni festivi, sì, poi dopo avevano imparato che è meglio venire nei giorni feriali, quindi c'è stata una. Adesso diciamo è Sì. più un flusso più tranquillo, Sì, un flusso più però rimane tranquillo. sempre sostenuto come Sì, flusso molto di forte, sì, gente. molto. Secondo lei più o meno quante persone potranno venire durante il periodo in Mi cui è aperto? diceva, ma mi sembrava esagerato, mi diceva padre Marco, che lui stava nella finestra che dava fuori, vedeva così, che lui considerando tutto l'insieme, un centinaio di mille, circa 100.000 Beh, persone forse erano. sono un po' Mi sembrava un po' eccessivi. esagerato, però. Sono diverse migliaia però. Vabbè, diverse migliaia, c'è stato qualche migliaia vengono, sì, è molto più Senta, che. lei
Lei ha conosciuto tanti frati qui, frati che facevano parte della sua provincia. Sì. E quali sono quelli che gli si sono impressi maggiormente nella sua memoria e che hanno esercitato un influsso maggiore nella sua vita? A Beh, certo, beh, qui a Cagliari, sì, parte a parte Fra Fra Nicola, Nicola, Fra sì, Nazareno. Fra Nicola Fra Nazareno, ricordo con molta venerazione come frati di esempio e di vita santa, Fra Serafino d'Aquisila e fra, Quest'ante. soprattutto Fra Egidio, Ah, Egidio Gidioli, Decimomannu, che è morto alcuni anni sì, fa. alcuni anni fa, perché con lui ho lavorato diversi anni in cucina. Dove? Qui in Qui a cucina a Cagliari. Cagliari, sì, e poi eravamo molto affiatati, molto. Sento poi una domanda specifica proprio su Fra Egidio. Lei conosce il libro delle ricette, quello che è stato Sì, stampato da sì, sì, poco. sì, sì. Ma com'è la storia di questo libro? Lei sa qualcosa? Lui a un certo punto, c'ero già, ero già rientrato dalla provincia romana. E lui cominciò a scrivere di notte, si fermava, nottate intiere, prendeva queste macchine da scrivere, non È sapeva. dell'epoca, infatti io ho visto questo volume Queste cose, scritto a macchina. sì. E cominciò a scrivere queste ricette. Poi, dopo che terminava il volume, ricominciava a scriverne un altro più completo, più. In effetti, almeno che io ricordi, un 4-5 copie diverse, più sempre più complete. E poi mi disse come mai gli scrisi, ma come hai fatto a imparare la cucina così? E poi non solo quella cucina, ma anche la pasticceria, Sì, l'inizio della sì. pasticceria. Dunque lui dopo pranzo andava alla Scala di Ferro Quella di Alla Regina Margherita. sì, c'era un cuoco, si chiamava signor Francesco, che gli insegnava la cucina, la parte della Ma cucina. questo quando lui era già frate. Era frate, sì. E sembra strano in quel tempo, sai, non è che si fossero questi maestri così. E veniva, alle volte veniva lui da noi, vedevo, veniva anche la sera, gli insegnava qualche cosa, ai giorni di festa veniva a aiutare. E poi andava da Tramer, c'era questo signor Michele, che era il capo lì dei pasticceri, e anche lui gli insegnava lì la pasticceria e veniva a sua volta nelle feste a E fare quindi Fra Egidio metteva poi per tutte iscritto queste tutte cose, queste sì, tutte ricette. queste Sì. cose. Ma Poi, credo che comunque lui, che è stato anche tanti anni a Roma, nella Curia Generale, ha sì. contatto anche con frati stranieri, Sì, credo che abbia assimilato anche altri, sì. certe Infatti caratteristiche, certi piatti ci sono delle cucine delle straniere. ricette che non sono proprio sarde. Senta, Perché lui ancora era qua. stato il Sì. superiore generale, sapendo la bravura di questo frate, non ricordo chi era neanche che lo prese lì. Insomma, è stato una Posso? ventina d'anni in tutto, era stato. E anche quando non riusciva ormai a fare più la cucina per anzianità, eccetera. Il superiore generale, ricordo, non voleva lasciarlo tornare in Sardegna perché diceva Era padre Pasquale Rivalschi. la sua sola presenza qui è molto importante, qui passano frati di tutto il mondo e vedere l'esempio di questo frate raccolto in preghiera, questa figura così ascetica, eccetera, Quindi faceva lei un. è stato colpito Sì, per molto, fregio, molto. questa dimensione anche Sì, della sì, sì, preghiera, sì, vero? sì, sì. Pregava, credo, Uomo di fino grande a preghiera. tardi. Potrei dire continuo, si alzava prestissimo verso le 2:30, si alzava a pregare e andava nella cappella di Fra Nicola, si metteva in ginocchio, ore ed ore in ginocchio, pregando. In cucina sempre pregando, o dal rosario alle litanie, alle coroncine, sempre, sempre preghiere, sempre preghiere. Senta, Fra Lorenzo, tanto per concludere, lei dedica da diversi anni, dedica molto tempo all'ascolto della gente, delle persone. Ecco, in che cosa consiste questo ascolto? Io ricevo, accolgo, faccio accoglienza di queste persone che vengono ed espongono le loro difficoltà di varia natura, difficoltà per malattie, per lavoro, difficoltà nelle famiglie, difficoltà Di ogni genere. di ogni genere, proprio, no? E cerco di dare una parola, incoraggiamento, se mi chiedono un consiglio. Da parte mia dico quello che ritengo giusto, ecco, cercando di essere molto prudente perché sa quella gente che deve essere molto prudente, no? E soprattutto li accolgo con amore, scusi, cerco di accoglierli con amore, vedendo in loro, nelle loro persone, l'immagine di Dio, ecco, il Signore che viene
incontrarmi. E che impressione, che immagine ne viene fuori della gente oggi, questo periodo? E io ho cominciato ad avere contatto col pubblico da quando ho aperto la farmacia ai poveri Molti anni nel fa. 57, nel 57, mi sono tanti anni. E considerando il comportamento, il modo di pensare della gente, il modo di vedere la vita, ho visto un costante degrado di valori, valori di tutti, valori Le religiosi, famiglie. valori di famiglia, valori sociali, valori della persona, di tutti i valori proprio. Un degrado costante. Soprattutto penso adesso, Sì, sì, che sì. poi si intreccia anche con la crisi Sì, anche economica. questa crisi comporta un po' uno scompenso generale proprio. Senta, una ultimissima domanda. Lei ha guardato sin dall'inizio con simpatia questa esperienza della televisione, della nostra piccola televisione. Se dovesse darci un consiglio, un suggerimento, cosa ci dice? Beh, un consiglio, io vedrei se fosse possibile, ecco, renderla una televisione come quella di Padre Pio. Beh, lei lo sa che adesso collaboriamo, ci hanno chiesto la Ecco, collaborazione. so che c'è questa collaborazione, sì. Vedrei di raggiungere anche questo, ma penso che sia un po' No, difficile. allora, Però se vedo permette, molto gli dico, bene, giri suggerimento ai sì, ecco, superiori. vedo molto bene questo lavoro. Questo lavoro sempre è un modo di evangelizzare, un modo di far conoscere la nostra vita, un modo di far conoscere la vita cristiana, sia come proprio un modo di evangelizzare, in altre parole. Grazie Fra Prego, Lorenzo e di prego, nuovo ai nostri telespettatori diciamo pace e bene prego. con Pace la e bene. testimonianza e la presenza di Fra Lorenzo. Grazie, padre, grazie.